Dunque, meme fumetti per la didattica, questo è il titolo per cui qualche collega quando è arrivata mi ha detto sarò nel posto giusto e in effetti la risposta è sì, avevo pensato di fare Pilates ma non ho il fisico, questo lo dico sempre anche in classe, infatti mi credono, per cui Allora, ve la faccio super breve perché per buona educazione e per riguardo, visto che siamo ospiti, vi dico una parola su di me e poi vi dico tutto il resto. Allora, qua, come avete sentito prima, siamo ospiti dello stand di D2F Multimedia, che organizza ovviamente anche alcune attività formative come questa. Io invece, diciamo che cosa faccio da un punto di vista strettamente pratico e soprattutto didattico. Io sono questa cosa qui che mi sta molto a cuore perché questa foto che c'è in una delle mie card che porto sempre con me è stata scattata durante un modulo PON. E in realtà, anche se parleremo di fumetti e meme, per la didattica la cosa che poi ci sta a cuore di più è capire che tutto parte da dentro. Io potrei parlarvi ore di didattica digitale, potrei parlarvi ore di questo tema. Queste cose le lascio reggere a voi. L'unica cosa di cui sono molto fiero, a parte essere membro del comitato tecnico scientifico di Fondazione Franchi, io sovrintendo l'area educational, è che quando nel 2021, grazie ai colleghi, quindi il merito è di chi ha votato la cosa, ho ricevuto la nomina per l'Italia Learning Hero, fighissimo, dell'organizzazione internazionale Twinkle. Arriviamo sulla punta di una mano, diciamo, penso, in Italia. Io sono ormai quasi 20 anni che ho a che fare con i colleghi e gli amici toscani, per cui ho imparato perfettamente, per le colleghe che magari fossero toscane, ormai so declinare cos'are in base allo sguardo di chi me lo dice. Questo per me è quasi grado di esperienza toscana a livello pro, diciamo. I primi anni, giustamente, quando mi dicevano Andreino, te tu devi cosare, dovevo contestualizzare. Adesso ormai, se mi dicono e sono qui, so cosa devo fare. Per cui per me è conquista toscana a livello pro. Io insegno tecnologia dell'informazione, comunicazione e informatica e mi occupo da tantissimi anni di didattica digitale. Come tanti colleghi, benemeriti e benemerite, qui voi, sono uno di quelli che perdeva chili invece di prenderli durante la DAD, perché la didattica a distanza, al netto delle criticità che sappiamo, badate bene, mi fecero un'intervista all'epoca per il quotidiano Il Secolo XIX che andava a contrastare un articolo terribile che era uscito sull'Espresso allora, dove parlava di DAD e l'acronimo diventava disagio a distanza. Siccome io sono sempre per la virtù sta nel mezzo, credo invece che sia molto più ragionevole dire che le criticità le sappiamo e sono state abitazioni piccole, famiglie numerose, eventuali criticità sulla rete internet, anche, mi sento di dire, un po' di gap, un po' di distanza di alcuni colleghi relativamente all'approccio. Per cui se da un lato dobbiamo guardare un lato favorevole, così si può dire, di quanto accaduto, perché di favorevole nulla c'è, diciamo in realtà che una spinta propulsiva c'è stata. Ed è la spinta propulsiva che ci porta a Didacta e che è, come dire, anche l'occasione di riflettere un po' su quello di cui parleremo. Vi lascio appena il monitor touch e la parte ce lo consentirà, ve lo scorro da qui, vi lascio, ma lo leggete, una serie di riferimenti se avete piacere di iscrivermi anche extra didacta, chiarimenti eccetera. C'è il mio indirizzo email di fondazione, c'è il link al canale YouTube che è comunque molto facile, che è youtube.com/, se mettete Andrea Cartotto funziona lo stesso, se no Trainer Andrea, perché trovate i videocorsi su alcune delle risorse che vado a trattare ora. Prego, è possibile sì, è possibile fotografare. No, mi rendo conto. Chi dicesse no, fotografo te. No, ma mi rendo conto, infatti mi sono subito spostato. Mi rendevo conto. Allora, diciamo che questo è un po' l'incipit del nostro ragionamento. Poi, perché fumetti e meme per la didattica? Questo è il vero tema. Il perché ve lo racconto
qui. Questo, questa cosa qui, io vi do due pillole di didattica digitale pura, due, che sono il motivo per cui si parla di fumetti e meme per la didattica. Perché anche il PNRR ci esorta a fare che cosa? A cambiare la testa. Non tanto anche gli strumenti, ma la testa. Infatti il modello SAMR, che è uno dei pilastri della didattica insieme alla tassonomia di Bloom, il modello SAMR ci dice che noi dobbiamo cercare di sostituire, di ampliare, di modificare e di ridefinire. Pensateci un istante. Prendiamo la didattica attualizzata con un fumetto, prendiamo un argomento trattato con un meme, un laboratorio che fai fare alla scuola primaria e alla secondaria di primo grado con i ragazzi. Dici, perché glielo fai fare? Sembra un'attività giocosa. E anche lì, se apprendi divertendoti, l'avete ascoltato prima, e questo non lo dice Cartotto, ma è l'asset della gamification, che è uno dei principi, o la ludodidattica, secondo l'Università di Venezia, dipende da come affrontiamo il tema. Il SAMR può essere proprio attuato in classe. Vi faccio un esempio banalissimo. Secondaria di primo grado, seconda guerra mondiale. Dici, come tratto un argomento del genere con quelle due metodologie lì? Prendo il modello SAMR e allora faccio la substitution, l'augmentation, la modification e la redefinition. Prima cerco notizie storiche sulla seconda guerra mondiale. Quindi gli alunni si documentano sull'argomento. Poi lo presento o lo edito, fumetto, lo storyboard, il meme, che può essere dolce amaro, può essere un meme di attualità, dipende anche lì dalla classe che ho. Io prima chiacchieravo con un amico di Google for Education Italia, che è stato anche qui allo stand ieri, e ci dicevamo proprio questo, che è il come si propone un'attività in digitale che fa la differenza. Non è richiesto ai colleghi essere dei tecnici. Questo è un po'. Se voi siete qui è perché avete la passione, la curiosità, volevate vedere se ero vero. Ci sono diverse tematiche che, voglio dire, sono afferenti alla vostra presenza. Se poi passiamo a modifica, modifica può essere il collaborare. Io vi farò vedere due risorse quest'oggi, cioè il Focus, oltre a qualche elemento di didattica digitale, ve lo do su due diversi applicativi web. Quando parlo di collaborazione, e lo conoscerete, io parlo più che altro di un applicativo che si chiama Canva. Quante di voi per alzata di mano utilizzano nella didattica curricolare Canva? Meraviglioso. Voi considerate che Canva, come penso saprete, è nato nei primissimi anni 2000. Io mi ricordo, c'è un mio videocorso sul canale YouTube di Canva che risale almeno a 7 anni fa. Questo non per dire bravo Andre, ma per dire che la didattica digitale è arrivata prima della pandemia. Semmai quello che la pandemia ha fatto è stato aggiungere, dopo anni in cui il Ministero non l'aveva fatto, l'aggettivo integrata. Perché la didattica digitale da sola come fa ad esistere? Ma non esiste neanche sulla disciplina. Cioè nemmeno su informatica o un trattamento testi nel secondo grado. Perché se è finalizzata a se stessa, cosa ti faccio fare in classe, no? Se ci ragionate. Quindi il modello SAMR è uno dei pilastri e funziona anche con queste applicazioni di cui vi ho parlato. Il secondo, come dire, grande così caposaldo della didattica è la tassonomia di Bloom. Chi di voi ha fatto TFA, si prepara per concorso, vedo qualche collega che fa sì, ci ho dato il sangue, andavo anche la domenica, non bevevo, non mangiavo. A volte, come nel mio caso per le questioni, non si va in bagno perché sono quelle situazioni di difficoltà. Ecco, la tassonomia di Bloom ti dice questo, che tu lavori così. Ricordi, capisci, applichi, analizzi, valuti e crei. Questo è mondiale nella scuola primaria, funziona tanto nella scuola secondaria di primo grado, dovrebbe essere ricordato anche nel secondo grado. Però sono quelle due lì le colonne. Non uso il digitale perché è bello, è pratico ed è un bel contenitore. Se il contenitore è vuoto, muore. Sono le idee che tu metti all'interno che te lo fanno funzionare. E qui arriviamo ad una delle due web app che vi faccio vedere.
nello specifico l'AIWI, scritto Livorno YWEIDIMOLA.com. L'AIWI. Quando vi dico applicazione web, cosa intendo dire? Cioè, come si fa ad usarla su un qualsiasi dispositivo? Dimmi. Esatto, mi collego, che potrebbe essere uno slogan per una prossima maglietta. Mi collego. Ti ricorderò, come ti chiami? Elisa. Da dove vieni, Elisa? Meravigliosa. Le mie vacanze, ti dico solo qui. Pensiero felice, come ti posso dire, no? Esatto, un bello Dolomiti, San Martino di Castrozza e dintorni. Recatevi per le cose buone, Firenze e Toscana. Se venite a vedere il mare bello, c'è in Liguria, quello che volete. E anche in Sardegna, che qualcuno mi guarda da laggiù, poi faccio delle figure. Anche in Puglia. Allora, diciamo che il corso, come sapete, è, come dire, promosso gratuitamente da... Di contro, se vorrete, come dire, omaggiare con consigli turistici, il collega formatore sarà sempre molto gradito, o degli assaggi gastronomici. Allora, questa applicazione perché è bella per dalla scuola primaria in su? Perché non si devono registrare gli alunni. Altro caposaldo che mi sta molto a cuore è che la didattica digitale si fa con cognizione di causa. Non tutte le risorse digitali vanno bene dappertutto. Perché, per esempio, se un alunno si deve registrare, deve usare un account istituzionale. Non indirizzi di posta elettronica personali dell'alunno, anche se creati dalla famiglia. No, perché esiste nelle scuole un DPO, il Data Protection Officer, che è quella figura mitologica che con la dirigente si confronta e a volte anche con qualcuno e dice: ma questo, ma possiamo fare in termini, come dire, chiari di privacy? La risposta è: prediligete risorse cosiddette open source, che sono eticamente già normate, e puntate il più possibile su applicativi web che, non richiedendo neppure registrazione, sono sicuri. E infatti questo lo consiglio anche alla scuola dell'infanzia, perché è eccellente. Qual è l'idea di fondo? Primo approccio, questo. Come vedete, posso partire da un foglio bianco o avere uno storyboard. E qua già due diversi approcci didattici. L'obiettivo è il meme, che è, anche se voi lo sapete perché vi vedo, è il meme di fatto. Che cos'è? È una vignetta a sé stante, anzi è un po' di più. Il meme è un qualcosa che visualizzo e mi trasmette. Per cui il meme diventa un esercizio che fai alla primaria sul conosci te stesso, per assurdo. Il meme di ciò che diresti al compagno. La frase ironica che rivolgi al compagno, e lo spendi anche per educazione civica. E ti diventa interdisciplinare. Poi ancora, se invece l'obiettivo... Mi spengono anche il microfono, ma io vado avanti lo stesso, imperterrito. Potete anche spegnermi il monitor, vado avanti lo stesso, finché l'emoglobina sarà dentro di me. Allora, non mollare mai. Allora, storyboard o foglio bianco, due diverse metodologie. Diciamo che nel momento in cui gli dico il create new, fondamentalmente lasciamo le impostazioni come sono, confermiamo ancora su create. E qui vi rendete anche conto, ci sono i colleghi, se non erro, che lo hanno fatto, ma nei corsi che faccio sull'utilizzo dei monitor interattivi per la didattica, racconto che la didattica con il dispositivo di fruizione collettiva, lui, deve essere proprio questa. Io ho collegato il computer e l'ho reso touch con il cavo touch per un motivo, perché siccome volevo essere super, mega, ultra tranquillo, ho avviato la parte Windows, diciamo, in questo frangente, l'ho resa touch e ho utilizzato il browser Google Chrome, che c'è anche sul monitor interattivo, in questo caso è un monitor LG, che è distribuito in Italia da Ligra, che peraltro trovate anche qui a Didacta. E al netto, voglio dire, del fatto che sono un libero pensatore, quindi dico ciò in cui credo, mi dico che un monitor facile e funzionale per la didattica con un applicativo giusto ti fa capire perché il digital board è stata una delle più grandi innovazioni dalla riforma Gentile. Perché prima di cambiare la testa
mi dai la dotazione cosiddetta di fruizione collettiva. Questo per chi fa concorsi o altro, segnatelo preghierina della sera. Il monitor è dispositivo di fruizione collettiva, non si può chiamare LIM pena la morte. Perché la LIM è un'altra cosa, è una videoproiezione. Il monitor è retroilluminato, quindi cambia anche l'approccio didattico che io ho. Nessun genitore mi potrà mai dire a mio figlio è venuta una congiuntivite didattica. Perché essendo retroilluminato, potendo gestire anche gli scuri e i chiari, per i bambini e per i ragazzi questo adoperatelo sempre, con sfondo scuro, caratteri chiari. Non importa la marca, perché se la luce mi arriva da dietro, devo lavorare a contrasto per far riposare la vista. Quindi in questo caso, dove abbiamo già una buona luminosità, anche se il fondo è chiaro perché è l'app che lo offre, va bene. Ok? E in più, io sto verso di voi, non tanto sicuramente per il vostro fascino che apprezzo, ma per il fatto che in questa maniera l'attenzione è qui. Se io mi sedessi alla cattedra, come accade con la LIM, soprattutto quando è mal calibrata, e facessi questo da seduto, per i ragazzi sarebbe un computer che proietta. Ho, diciamo, perso l'invito a dire dai, vieni che lo facciamo insieme. Invece qui io ho la possibilità di scegliere. A questo punto faccio un meme, dottor Luzzi, guardi che ora mi sforzo, faccio un meme sulla didattica digitale. Siamo a Didacta, anche lì volevo farlo sui tortellini, ma dovrei essere in Emilia. Allora, i pulsanti di gestione sono questi. Stickers, vado a scegliere i personaggi e qui capite perché è favoloso per i meme l'IWI, ancora più di Canva. Scelgo direttamente la sezione che mi interessa e qua faccio nel frattempo un lavoro con i ragazzi, ovvero scegliamo un personaggio proprio da meme o immaginiamo, nel caso della seconda guerra mondiale di cui vi ho parlato prima, che sia Einstein a condannare gli eventi legati alla seconda guerra mondiale perché pronuncia una frase forte sull'atomica o sull'energia nucleare e quindi hai fatto anche tecnologia secondaria di primo grado. I tasselli sono questi, no? Da congiungere. Questa è una chiacchierata tra noi, non lo chiamo neanche corso. Come se fossimo al bar, però la differenza grossa è che ho la cravatta e non stiamo bevendo. Però è una chiacchierata tra tutti noi. Se io vado a prendere Albertino, nel momento, questo lo dico anche coi ragazzi, a dimostrazione che sono coerente, ci sono registrazioni nei principali USR dove ho il cerchietto di Natale, delle cose. Allora, prendo Albertino e lo sposto. Ovviamente lo gestisco in termini di dimensione, e anche lì, pillolina, quando avrete qualsiasi applicativo sotto mano dovrete gestire le dimensioni sempre angolo in basso a destra, perché è la maniglia di ridimensionamento che mi salva le proporzioni. Perché un altro tema che ci interessa è quello di lavorare il più possibile sulla qualità nel digitale. Se io dalla primaria in su dico loro di attenersi a queste indicazioni, li rendo competenti da subito. Eppure è una stupidaggine, ma quando creeranno una presentazione per la disciplina lo sapranno fare bene. Non avremo l'immagine sfalsata, sproporzionata, laterale. Dopodiché, come vedete, cosa devo fare per dirgli di sì, per confermare il lavoro? Vado su Apply, che mi fa da ok, e poi vado ancora su Apply, quindi un doppio ok. A questo punto vi devo dire che le bubbles o i balloons sono separati dal testo, perché a questo punto faccio un altro tipo di attività. Cosa deve dire il personaggio? Lo urla, lo pensa, lo dice? Quale delle tre? E questo è di nuovo fondamentale, perché potrebbe diventare anche la scusa per gestire in classe, come mi accade spesso, un episodio di cyberbullismo, anche se dovremmo dire ciberbullismo perché la scienza è la cibernetica e non la cybernetica. Io potrei gestire un episodio del genere con i miei alunni in classe, ma non voglio farlo in tema, come dire, repressivo in quel dato momento, perché magari è una cosa soft. E allora simuliamo l'insulto con un meme. Tu come ti sentiresti? E diventa un altro tipo di attività che potete proporre. Immaginiamo che in questo caso il nostro Albert pronunci un pensiero lineare e scelgo questo tipo di nuvoletta. La facilità la vedete, sul monitor è commovente, ed è il motivo per cui mi porto sempre i fazzoletti.
perché mi commuovo spesso e allora di conseguenza, per cui, come vedete, la bubble io ce l'ho, la posiziono. Questa è una bella attività da far fare agli alunni. Il cooperative learning cosiddetto si attua anche con un monitor interattivo, chiamando gli alunni a fare lo spostamento di un elemento. Facciamoli insieme, tu occupati del personaggio, tu occupati del balloon, tu occupati del testo. E quindi immaginate un'attività del genere in un setting didattico di piano scuola 4.0, dove ho le isole, ho gli arredi modulari, dove ho le sedute comode, dove ho dispositivi che possono essere tablet, Chromebook, notebook, quello che vogliamo, con gli alunni che possono replicare. 2 ore vanno via tranquille. Si fa anche in un'ora, perché ora io ve la racconto. Però è un'attività che sta in un'ora curricolare. A questo punto, text. Il trucco sarà sempre ricordarsi dell'apply e ricordarsi, come dice Confucio, che è uno dei più noti informatici che io conosca, che tu non potere scegliere una voce se prima tu non essere uscito dal menu precedente. Che sembra una stupidaggine, ma i nostri ragazzi non sono nativi digitali, invenzione giornalistica. Io vi dico personalmente che nelle classi 3.0, dove facciamo attivare i dispositivi, facendo inserire loro l'account, ci metto 2 ore su una classe da 25, perché gli si fa in chiave didattica, ma i vostri alunni o figli o nipoti sono digitalmente rapidi, sono dei bravi esecutori, ma la consapevolezza digitale è un'altra cosa. Questo sottolinea la portata della frase. Non sapevo, ma adesso, quando dico qualcosa, diciamo di rilevante, mi parte la questione. Allora, a questo punto gestiamo il text. Cosa devo fare? Quindi anche tu sei una seguace di Confucio. A questo punto vado a cliccare su text. E ora, prima del colore del testo, vado sul più, add text, e vado, se mi occorre, dal menu a selezionare uno dei font presenti, che sono diversificati, come potete vedere, per categoria. Allora, ad esempio, se io dovessi lavorare in ottica DSA e BES, posto che in molti applicativi ho il Verdana, che è uno degli asset tipici dei corsi DSA, sapete che se noi lavoriamo su un applicativo digitale, di norma i canoni sono un font cosiddetto tipografico che sia spaziato, mediamente Verdana, mediamente posso pensare a un Arial, interlinea di una riga e mezzo, quindi vado ad offrire spaziatura il più possibile, colori scuri preferibilmente il nero, e in questa maniera favorisco tutti, perché l'inclusione, se la dici non la fai, se la fai è inclusa. Bella, qualcuno se la scriva questa, perché mi può servire, ogni tanto mi vengono di getto, meno male che è registrata. A questo punto io vado a scegliere la MATIC, che nel caso specifico di Laiwi è uno dei caratteri che mi sento di dirvi è maggiormente spaziato, e immaginiamo che Albertino Einstein vada a dire appunto che la guerra è sempre sporca. La prosecuzione potrebbe essere: l'energia può essere pulita, grande gancio per affrontare il tema delle rinnovabili. E qui abbiamo fatto SAMR, tassonomia di Bloom e una puntina di pedagogia del digitale, diciamo, se volete. Allora, a questo punto io vado a scrivere: la guerra è sporca. La facilità di gestione è quella che vedete da me. Se io vi avessi portato 10 slide o 10 cose da leggere, vi avrei veramente, come dire, esercitato azioni negative sugli attributi che non possedete. Si noti la perifrasi. Se vi faccio vedere una cosa dal vero, vuol dire che in classe è più pratico svolgerla e farla. Ora, ammettiamo che io vada appunto a scrivere: la guerra è sempre sporca. Ok, vado a rimuovere il testo di esempio e digito: la guerra è. Posso andare a capo con l'invio quando serve, perché devo gestire in relazione alla dimensione del balloon, oppure scelgo già prima, come dire, un tipo di grafia adeguato, oppure ancora, come succederà a noi,
sempre spork. Quando io ho terminato, che cosa succede? Che a questo punto vado a cliccare o a toccare al di fuori. Avrò questo tipo di assetto. Il testo è a sé, il balloon è a sé, ma posso comodamente fare questo, fare questo, fare questo e fare questo. E questo, soprattutto sul monitor interattivo, lo fa tranquillamente anche un alunno H, posto che abbia la motricità fine, voglio dire, sufficientemente sviluppata per quello che occorre. Se lo fai con un dispositivo non touch, le stesse operazioni le fai con un touchpad, quindi con il cosiddetto mouse del portatile. Ma vi dico che raccontavo prima a Google, ad esempio, che a volte abbiamo noi dei preconcetti in quello che possa sembrare facile o meno facile per i bambini e per i ragazzi. Ve lo dico in 6 secondi. Quest'anno siamo partiti nei corsi 3.0 in Liguria e non solo, perché in questo caso per fondazione li seguo un po' sparsi, e abbiamo, come dire, in qualche maniera mutato un po' l'assetto. Ci siamo portati già sul piano scuola 4.0, abbiamo dato i Chromebook ai ragazzi. Al netto dell'opinione sul dispositivo, la mia, come dire, aspettativa mentale era: passano da un tablet dove il libro digitale lo sfogliano così ad un dispositivo dove lo schermo non è stato touch per una scelta di precisa in termini di durabilità, no? E conservazione nel tempo, dove mi useranno il touchpad. Chi lo sa? Infatti ho detto: guardo i primi mesi. È idea mia, perché le prime, che non avevano il metro di un altro dispositivo, davanti ad un Chromebook, ma potrebbe essere un notebook, ripeto, libro con visualizzazione 2 pagine in orizzontale, ho imparato, perché qualcuno me l'ha spiegato, ma come me tanti colleghi, che tu puoi eseguire questa operazione anche su un touchpad, che è un tasto destro se ti serve, lo azioni con 2 dita ravvicinate, basta. Dici, perché non c'era il metro? Cioè, non erano influenzati, come lo sono io, da un approccio didattico precedente. E allora questo vi dimostra che un'attività del genere è liquidissima. Ovviamente lo smartphone, per quanto l'AIWI nell'emergenza si possa attuare, non è mai uno strumento opportuno per una didattica di qualità in classe o a casa. Altra criticità della DAD. Perché se tu genitore dai a tuo figlio solo lo smartphone per fare una video lezione, gli hai già trasmesso che è un qualcosa di passivo. Perché è come un video su YouTube. Se gli dai un dispositivo attivo, è già diverso. Come potete notare, il meme in questo caso, la guerra è sempre sporca, sarebbe quasi pronto. Certo è che potrei lavorare in termini di qualità in questa maniera. Vi faccio vedere che se vado su Open, in alto a sinistra, abbiamo Background Image, e Background Image serve perché una delle prime cose che gli alunni chiedono è: se volessi mettere uno sfondo, una immagine di sfondo. E allora, per farvi capire come la didattica digitale la puoi fare seriamente, bene, che immagine mi vuoi mettere? Un'immagine, diciamo, del conflitto, dell'energia? Non c'è problema, non prendiamola da Google Immagini, visto e considerato che le immagini prese su internet possono essere sempre di qualcuno, ma anche sulle immagini lavora in termini open, le cosiddette immagini royalty free, libere dal diritto d'autore. In più, scuola primaria e secondaria di primo grado, in particolar modo come l'infanzia, un minimo filtraggio. Bene, uno dei repository principali, vi faccio ridere 6 secondi, quando gli alunni mi dicono il menu è alto, vengono lì, abbraccio, dico: mio caro, mi vedi? Per cui in realtà, condividendo le problematiche, è tutto più bello. Fossi stato già alto, non mi sarebbe venuta così. Allora, a questo punto, immagino, conosciate, ma vi prego di dirmelo voi, Pixabay. Chi conosce questa risorsa? Beh, se mi dite 2 sul totale, sono contento di avervela fatta vedere. È uno dei principali repositories, termine molto bello se scrivete un progetto per favorire la finanziabilità. Pixabay è un sito che mi fa ricercare immagini royalty free. Se lo scrivete nella stesura di un avviso, è un repository con immagini libere dal diritto d'autore opportunamente filtrate.
A questo punto, motore di ricerca interno, così fai capire agli alunni che non è solo Google a farti cercare le cose. Google è una realtà importante dell'ecosistema internet, ma internet è il binario e il web sono tutti i servizi che usi, i vagoni del treno. Questo è l'esempio che ancora questa settimana ho usato per far capire ai ragazzi che non sono sinonimi. Se vi serve, usatela, ve la cedo royalty free. Se poi mi volete ricordare. Allora, poniamo che io a questo punto voglia ricercare guerra oppure war. Le ricerche su questi grandi contenitori sono sempre almeno in duplice lingua, in italiano o in inglese. Tolta la prima riga, sempre no, perché la prima riga tendenzialmente è inserzione, immagini commerciali. Scorriamo sotto. Ora ho preso una immagine molto forte, come potete immaginare. Ciò nonostante, vi dico che facendo la stessa ricerca su Google non escono questi risultati, ma soprattutto che in prima istanza, quando esce un contenuto che magari non è né violento né ardito, diciamo, ma potrebbe, c'è già il filtraggio integrato. Poi sei tu insegnante che tocchi e mostri. Se volete la triade, intanto mi vengono questi momenti mistici, se volete la triade abbiamo Pixabay, poi abbiamo Pexels. La cosa bella di questo monitor, non è l'unico per l'amor di Dio, ma di questi mi sento cintura nera, è che avendo la penna veloce, io adesso mentre ve lo racconto non perdo tempo a aprire una lavagna, ma ve lo scrivo qui. Per cui Pixabay ce lo siamo detti, poi c'è Pexels, che gioca sull'allitterazione della parola pixel, e poi il terzo, molto scolastico, il terzo repository è Photos for Class, scritto con il PH come i bagnoschiuma, per cui è Photos for Class. Chiedo scusa, c'era un piccolo cassa inteso come cassetta degli attrezzi. Questi tre repositories vi mettono a disposizione immagini royalty free. Anticipo, perché i ragazzi se ne accorgono di questo, che se c'è una immagine molto local che serve per un progetto, perché è il ponte sito a Campi Bisenzio, ci vuole proprio quella immagine lì, potrebbe non essere su uno di questi repositories, ma allora la uso comunque, però stimolo i ragazzi a fare bene la cosiddetta sitografia, cioè a dirmi che l'immagine è tratta da... Non c'è nulla di male, anzi si fa sempre una buona figura. Ovviamente la facilità, ne prendo una a caso, di scaricamento è quella che vedete. Si va sul tasto download gratuito e vado poi a fare che cosa? Addirittura in questo caso Pixabay, lo vedete dal menu, eccoci qua, vi fa scegliere la risoluzione, la grandezza. Per la didattica non serve spingere, non mi serve un'altissima risoluzione, la risoluzione rileva per la stampa, quando devi stampare su un grande formato. In questo caso potrebbe tranquillamente bastare 1280x832 pixel. Poi vado sul tasto dei download, anche Pixabay si usa da ospite, l'unica differenza è che se la usi da ospite vai a contrassegnare il non sono un robot, vai a confermare con il tasto dei download e ti chiederà dove salvare l'immagine. Nella parte Windows accade questo, se fosse la parte Android di un monitor, se non specifico, va nella voce download che c'è anche sui monitor, perché i monitor, rompendo la poesia del dispositivo, sono degli enormi, comodissimi, fighissimi tablet plus plus, lo dico alla latina, quindi sono un pochino più significativi. A questo punto l'immagine è pronta, nel momento in cui io mi trovo su Canva, perché ce l'avrei la bacchetta, dovete sapere che vi dico questo, ma mentre vi dico questo, no, perché questa me la regalò un allievo della formazione professionale, fatta a mano. Per ragioni affettive non la vendo, ma questo potrebbe diventare un... se faccio una stina qui a Didacta. Opla! Solo che non è touch, però mi ha messo persino il gommino. Mi faccio, quando mi vogliono bene mi fanno i regali giusti. Allora, a questo punto, come potete vedere, io andrei a riprendere la mia applicazione e il gommino, essendo gommino,
e tacci in realtà, vi ho detto una mezza bugia, perché azionando ha attivato semplicemente un menu, quindi è andato a ritroso su un'altra pagina, dimostrazione che funziona. Come vedete lì, andando su Open, su Background Image, avrei potuto perfezionare il mio lavoro. Al termine, lo scaricamento lo faccio come? Allora, nel momento in cui, come vedete, rimetto... Allora, stavo per dire rimetto Albertino, ma ai ragazzi piace anche l'idea del meme, e questo è molto meme in termini di character, in termini di personaggio. Lo sposto, confermo con il mio apply, quando ho terminato ditemi cosa devo fare guardando lo schermo, sbirciate e ditemi che pulsante vedete che invita a scaricare. Sul tablet, la collega mi dice, sul tablet ho la freccettina verso il basso. Esatto, il save in questo caso vale come uno scarica, e ho immediatamente, senza fastidi, il meme o il fumetto o lo storyboard in PNG pronto da scaricare. Fine. Questa è grado facilità da 0 a 10, dove consideriamo 0 super facile, 10 difficult, 0. Allora, i ragazzi si mantengono un po' più in equilibrio, quando la vedono tra le prime volte mi dicono 2, qualcuno dice 3, ma perché è la pigrizia che spinge loro a dare questa valutazione, perché è tanto semplice l'IWI quanto ti richiede di comporre il testo, lo devi farlo in 2 secondi, ok, non è l'obiettivo didattico, l'obiettivo è farlo con la giusta cura per il giusto obiettivo, ed è lì che fai un po' più di fatica. La seconda risorsa, mentre ci abbiamo poi verso la conclusione, abbiamo 6-7 ore, no, di corso, giusto, a disposizione. Allora, a questo punto, se non avete impegni, voglio dire, ecco. Allora, in realtà l'altra risorsa nota è Canva. Canva la qualifichiamo sempre come applicazione web, ok, è da scaricare, francamente ni, perché l'applicazione di Canva sui principali store c'è, ma è una specie di portfolio, quindi francamente per aggirare le limitazioni di un dispositivo piuttosto che di un altro facciamo lavorare i ragazzi web based, si dice, cioè il più possibile, se la connessione in istituto, voglio dire, me lo consente, altrimenti ho una carta da giocare in ottica segreteria e team digitale per potenziare la rete. Allora, facendo questo tipo di azione, io non scarico nulla, accedo, come vedete in questo caso io ho utilizzato un mio vecchissimo account e mi ha portato a questa bacheca di Canva che state osservando. E Canva è molto migliorato, ora non ho ancora avuto occasione di parlare con Canva in questa tornata di didatta, ma oggi o domani lo farò, viene in mente qualche, insomma, idea di cui parlare. Il principio è, anche qui, barra di ricerca. Ed è funzionale a quello che ci dicevamo prima, che se tu impari il metodo, non conta l'ordine di scuola, non conta l'applicativo, perché ho imparato che su Google cerco tutto, o perlomeno, essendo un motore, il motore tu lo accendi, questo in scuola primaria c'è una rappresentanza, vero? Ce ne sono. Allora, l'idea classica della scuola primaria, ma vi dico che io lo dico anche nel primo grado, è che si chiama motore di ricerca perché un motore lo accendi. E tu il motore con cosa lo accendi? Il motore lo accendi con le parole cosiddette chiave, no? Per cui facendo così, bellissimo, facendo così tu accendi il motore di ricerca e lui ti dà i risultati popolari, non per forza quelli pertinenti. E qua ti faccio capire, il ministero la chiama ricerca attiva delle fonti. Quante cose fai con 2 applicazioni? Perché ogni azione ha una sua casella. Ora, la differenza su Canva qual è? Che su Canva sei più articolato, nel senso che io prendo la mia barra di ricerca, che a questo punto vado a... La differenza sta nel poter ricercare per parola chiave quello che mi occorre. E su meme siamo forti sull'IWI, a parer mio. Su fumetto se la giocano a mani basse, perché Canva ha già uno storyboard sofisticato. Quindi se io vado a digitare
fumetti o fumetto, capite bene che quelle che io ottengo sono addirittura le voci striscia di fumetti o cerca fumetti. Guardate, si caricano i nostri risultati. Lo dico a voi, Canva in questo momento funziona così: ci sono tantissimi istituti censiti. Se tu accedi a Canva con un account istituzionale e la scuola è già censita, ti passa lui, ti propone lui di aderire al piano gratuito che si chiama Canva for Education, che è un Canva free, quello per intenderci che adopererebbero gli alunni, un pochino sotto quello pro, che rimane valido in un contesto grafico, aziendale e quant'altro, però hai tantissime possibilità. Basta scegliere modelli e contenuti che non abbiano la coroncina o la dicitura pro. Tutto ciò che non vedo con coroncina o con pro lo uso. Immaginiamo di andare a, vedete, per esempio, io ho Canva Education e ho una risorsa contraddistinta dal tocco accademico, diciamo, dal cappellino, che normalmente se non fosse Education non avrei, o avrei a pagamento. Quindi il docente lo può fare, però se abituiamo loro, io vado a prendere un modello. Canva, perché vi dico che è articolato? Perché Canva ti dà addirittura lo storyboard, ma ti dà anche i cosiddetti characters, ti dà i set. È l'equivalente di quello che faresti con il cartoncino. La didattica digitale, in realtà, che cos'è? Qual è l'idea? L'idea è trasporre in digitale quello che farei comunque. Perché il collage lo faccio con il cartellone in A3, ma lo rifaccio anche in digitale. Il fumetto, sapendo disegnare, lo potrei fare ugualmente a mano, arte immagine, immagine sulla primaria, e poi vado magari a ritagliare ed incollare i personaggi. Non cambia nulla e non sono mai due metodologie che si contrappongono. Il digitale non fa la guerra a nessuno. Chi dice il contrario mente, me ne assumo tutta la responsabilità. Il digitale è la chiave. È la chiave. Viviamo nel 2023. Un noto informatico, Papa Francesco, ha detto, come Confucio, insomma, in una dichiarazione mi ha colpito, perché ha detto: noi dobbiamo vivere nel nostro tempo il nostro tempo. Basta. Abbiamo detto tutto con Papa Francesco, Confucio, il modello SAMR, diciamo, e la tassonomia di Bloom. Ci siamo detti tutto, perché non posso rinnegare alcune metodologie. Poi certamente all'infanzia faccio pregrafismo, alla primaria lavoro sulla lettura, sulla scrittura, sulle abilità tradizionali che non moriranno mai, però il digitale lo devo dare ai ragazzi, come loro direbbero, come skill, perché è una parola che trovano nei videogiochi. A volte non sanno esattamente cosa sia. La scorsa settimana mi hanno detto: prof, lei è boomer però, eh. Lei è boomer. Io l'ho guardato e ho detto: fratello, prima che io sia boomer, parliamone. La boomer a me. No, sa, perché noi siamo delle altre cose. Le conosco anch'io. Ci ho giocato anch'io. Ma veramente? Ma certo. Quindi in realtà viviamo nel nostro tempo. Vado a prendere un modello del genere. Vedete, gli dico: personalizza questo modello. E succede questo. Requisito di Canva, lo ripeto anche se siete state super brave, super presenti e super attente: ti serve un minimo di connessione di rete, non necessariamente una super fibra, però il ministero ti ha dato un avviso pubblico dedicato alle reti cablate, ti dà un PNRR, piano scuola 4.0, ci sono eventualmente, come dire, fondi del FIS, quindi il fondo d'istituto, cui poter, diciamo, afferire. Riaccendimi tutto. E quindi ho diverse modalità per magari migliorare la rete che ho nel plesso. Io ho scaricato anche l'applicazione Canva. Vedete, infatti lui mi dice: vuoi lavorare con Google Chrome, cioè con il tuo browser, o vuoi passare di là? A dimostrazione che non è così importante averla, io gli dico: no, grazie. Perché l'applicazione di Canva, che sia desktop o che sia mobile, rimanda lì. Non è come, per farvi meglio intendere, un GIMP o GIMP, che dir si voglia, che è un applicativo offline che sostituisce per la scuola in toto Photoshop, secondaria di primo grado, secondaria di secondo, se devi fare un laboratorio. Quelli sono offline, non hanno bisogno di nulla. Invece, in questo caso, un minimo di connessione
è richiesta. Stessa facilità di Laiwi. Queste paginette sono dei set. Io questi posso prenderli, copiarli e incollarli da un'altra parte. Ma se non li voglio, mi dite come faccio a togliere pagina 2 perché ritengo che non sia necessaria? Dove vado? Tre puntini. Poi vado su. Perfetto. A questo punto, se vi fermate anche l'ora dopo, faccio spinning. Se mi importano qualche attrezzo, metterlo, faccio uno, due. Allora, andiamo a prendere la pagina 1. Eccoci qua. Personaggi ipotetici, lo zoom da gestire in questa maniera. Vantaggio di Canva rispetto all'iWi, subito. Il concetto di cloud. Lavori sulla nuvola. Quindi manca l'alimentazione elettrica ora. Il tuo progetto si ferma ed è cristallizzato dentro Canva allo stato in cui tu lo hai lasciato. Questo è il concetto di cloud. Con l'iWi, naturalmente, vista la leggerezza dell'applicativo, quindi sì che in un plesso, magari con disagio sulla rete, lo usi, perché richiede uno sforzo di connettività veramente minimo. Ecco, qui il vantaggio è che preservo quello che faccio. In più, se lo scopo non è lavorare sulla fantasia, ma lavorare sul contenuto, mi limito a gestire i dialoghi. Questa è una ottima risorsa, ad esempio, per la disciplina umanistica, per le discipline umanistiche, perché posso pensare alla proposizione del testo argomentativo in un'altra maniera. Basati sulle espressioni dei personaggi, costruisci un dialogo coerente. Perché, come direbbe mio amico David Del Carlo, che ora so che è qua che gira, se qualcuno di voi ha seguito David, insegna a Lorenzini, quindi è toscanissimo come docente, è un amico ed è uno di quelli che io ritengo in Italia tra i migliori costruttori di una rubrica per la valutazione in digitale. Perché anche il digitale io te lo valuto. Sapete come lo valuto il digitale? Come si valuta con il Digcomp Edu. Che avrete sentito, il Digcomp Edu è passaporto europeo per le competenze digitali. È come per le lingue, A1, A2, B1, B2, quindi io ti valuto. La creatività, la coerenza rispetto alla consegna, la ricerca delle fonti, ho tanti elementi che concorrono. A questo punto non dico più è bello, è brutto, ma vado nel merito, e nel primo grado è quasi obbligatorio. Nella scuola primaria però sono ugualmente competenze trasversali queste. Per cui in realtà, come potete notare, Canva è veramente cresciuto infinitamente. Ogni elemento che tu tocchi ti dà le impostazioni solo di quello. Se voi poi andate a vedere sul mio canale YouTube, questa parte l'ho trattata in un videocorso, in un altro ho trattato il Canva base, ed altro ancora verrà, nel senso che è quasi un'applicazione di autoapprendimento. Perché tu lavori dove clicchi o dove tocchi. E per qualsiasi motivo lo uso per il sostegno, e la mia bambina mi dice che il colore giallo proprio non le piace. Dici, come mai? Perché mi fa tristezza, lo voglio cambiare. Oppure, ma lo sapete ancora meglio di me, uno spettro di autismo o uno positivo, se lo blocchi qui, finita. Settimana scorsa, venerdì scorso, io domani sarò qui, quindi non ho degli altri corsi, quindi non ero a lezione, ho avuto un alunno in una terza, sono uscito, il collega mi ha detto, Andrea, questo è uno positivo tremendo. Ah sì? Perché la diagnosi non mi interessa, nel senso che è un alunno come tutti gli altri. Quindi non ho bisogno di sapere prima. Mi ha detto per due volte, guardi, questo però non sono d'accordo. Ecco, dimmi il tuo punto di vista. Raccontami. No, sa, perché così così. Non ci avevo pensato. Gestisci uno positivo. È logico che ti ho detto di no, bisogna mantenerlo giallo. È uno scontro con un alunno non oppositivo, figuriamoci con un oppositivo diagnosticato. E il digitale ti aiuta, perché ti dici, hai ragione, come lo facciamo? Lo vorrei fare viola. Allora, se poi è al di fuori del canone relativo all'esercizio, ne parliamo comunque. Guarda, dai, il viola diciamo di no, ma ti spiego perché. E questa, vi ripeto, vale come chiacchierata da bar, non è che io ve lo insegni. È un racconto che mi è servito, perché a quel punto l'alunno positivo è lo stesso che non mi ha più detto boomer, che poi l'indomani ho fatto... Perfetto, le più belle medaglie, no? Allora, a questo punto, come potete vedere, basta un'azione.
Ed è Canva che mi dice dove lavorerà. E presentazioni, secondaria di primo grado, risorsa per l'esame di terza, PCTO, secondaria di secondo grado, la narrazione dell'alternanza scuola-lavoro, primaria, storytelling, non ve l'ho detto su Laiwi, ma adesso che devo fare quello pratico, storytelling, è un'applicazione per lo storytelling. Gestiamo in autonomia ogni blocco. La differenza qual è? Che se ho finito ora, lui è già salvato nel cloud di Canva. Rientrerò su Canva, inserirò le mie credenziali, ritroverò esattamente il mio progetto. Oppure vado su condividi e a questo punto decido se cooperative learning, aggiungere un mio compagno con account istituzionale che va avanti e prosegue, oppure se andare su scarica e vado a scaricare in formato PNG, che vi consiglio sempre, è un formato immagine a disposizione, o PDF, e a quel punto cristallizzo, diciamo, fisso la mia presentazione. C'è anche la condivisione su Classroom che avete visto prima. Ok, come avevo promesso, mi hanno detto 12:30, volevo far notare che 12:26 con 4 minuti per le domande, che si sappia. Vabbè, prima di tutto grazie, perché non è scontato, uno, tra la musica e quant'altro. Poi mi ha fatto molto piacere chiacchierare con voi, i riferimenti ve li ho dati tutti. C'è qualcosa che vi fa piacere chiedermi? O sulla dimmi. Io sono lui. Detta così è bello, come film, io sono lui. Allora, io sono lui, Andrea Cartotto. Mi trovi, cioè, diciamo, stile Prezzemolo, ti voglio dire. Prima c'era un collega sulla community animatori digitali, eccetera, di Lorenzo Redaelli. Ci sono dappertutto. Dimmi, scusami. Posso chiederti in un minuto perché mi fai questa domanda? Allora, ve lo dico in 2 secondi netti perché ce li ho. È tutto ancora in regime di sospensiva, non dovete avere paura né delle PEC di monitorapia né di altro. Io sono uno degli italiani che è, diciamo, membro di The Document Foundation, che è la fondazione di diritto tedesco che sovrintende al software LibreOffice ed altro ancora. Il tema è semplicemente un altro. L'America deve stare dentro il GDPR, cioè i dati dei minori, in generale degli utenti, devono rimanere in UE. Google non è illegittimo, siamo anche in regime di registrazione, una persona seria non può usare, non può fare questa affermazione. Google in questo momento è ottemperante, adempiente, con delle clausole sostitutive, quindi ha integrato al momento le clausole che gli mancavano per essere ottemperante alla sentenza europea Schrems 2. Perché se no si fa sempre, non la collega, si fa sempre. Quindi al momento è così. La sede legale è Google Ireland. Allora, nel caso si valuterà eventualmente, come facciamo anche, come dire noi, con le istituzioni scolastiche, con fondazione, si potrà valutare la creazione di un account personale dell'alunno totalmente in capo a una famiglia, con data di nascita reale del genitore, perché quello che conta è l'intestazione di un account mail, non necessariamente la sua forma. Con l'AIWI, per esempio, avresti già risolto. L'AIWI non richiede alcuna registrazione, non tutte le apps lo richiedono. Se mai sarà, si valuterà un futuro dove sceglieremo apps per la didattica digitale totalmente libera da registrazione, oppure si valuterà cosa fare per altre risorse. Immaginavo la domanda. Insomma, diciamo che del demand al momento non v'è ancora certezza. Dimmi? L'AIWI è buonissima. Se avessi ancora quelle 6, 7, 8, 9 ore, te ne direi delle altre. Per il momento ci seguiamo, me lo chiedete, oppure se volete un secondo dopo ve le scrivo. E come uso dire nei miei corsi, un minuto di anticipo volevo far notare. Per quanto mi riguarda, andate in pace. È una delle mie conclusioni. Dimmi.